Contento di questa mostra? Bellissimo, non va meglio. Sì, però noi vediamo i suoi quadri e li apprezziamo. Sì, ci piace, a voi va bene. Io, era bellissimo. Sono sempre tra le cose che è difficile stabilire se va bene, se va male, uno lavora. L'importante è quando si può, che nessuno paghi, perché se cominci a fare soldi siamo fregati. Io sono riuscito benissimo in questo. Posso essere d'accordo, ma ne parliamo in privato, perché poi... ascolti, una cosa che a me aveva colpito era quando l'ho conosciuta, il fatto che lei non si definisca necessariamente artista. Cioè, lei dice, io dipingo, lavoro, però non mi sento artista. Oppure, quando sono artista lo sono perché faccio quello che voglio. Sì, ma credo sia più semplice la situazione. Comunque, io non la so spiegare. Una cosa mi è piaciuta, mi è rimasta, quello che ha scritto il sindaco, credo, pubblicheranno, non so, ed è che io ho preferito i cantieri alle accademie. Questo ha fatto di me un operaio, ha fatto di me uno che conosceva una materia, non è che andava in giro a chiacchierare sulla materia che non aveva visto mai. Io sapevo che la materia era una cosa seria, che no, seria, insomma, anche quello è tutto relativo. Però un operaio che sa fare bene il suo mestiere è un punto di partenza. Se non c'è quello, non si va da nessuna parte. Certo. Si chiacchiera. Chiacchierare mi hanno faticoso che fare. Molti infatti sono. Molti preferiscono, hanno fatto da dire proprio fare. Ascolti, ma tutti si chiedono, ma questo omino che compare nelle sue opere? Questo me lo sono sempre chiesto anch'io, ma non l'ho trovato mai nella risposta. Va bene. Appunto una cosa su Giovanni. Dico, per chi non conoscesse Bulgiri, per tante persone che sono venute da fuori, la famiglia Bulgiri è una famiglia che da generazioni lavora in bottega e da padre in figlio e da figlio al proprio figlio si tramanda i segreti della bottega, perché il padre di Sergio insieme alla famiglia Rigolini erano i restauratori e i manutentori di tutti i dipintini della palazzina di Cacciari, di Stupininci a Torino e di Palazzo Reale. Quindi il padre di Sergio ha insegnato a Sergio e Sergio ha tramandato al figlio Renzo, che è qui, che è altrettanto bravo e che anche lui opera nel settore della decorazione con grandi risultati. Giovanni Corbia, curatore di Sardegna Contemporanea, finalmente ad Alghero. Sì, dopo 4 anni in giro per la Sardegna, questo progetto è nato ad Alghero e credo che sia la sua logica conclusione qui ad Alghero con l'ultima data. Insomma, spero che questa ventata di arte contemporanea piaccia e sia apprezzata. L'idea nasce ad Alghero, però ricordiamo la prima presentazione 2013 a Milano. Sì, con l'allora assessore alla cultura regionale a Milano venne presentato il progetto, che era ancora in fase di definizione, poi si è partiti e abbiamo toccato un po' tutti i musei sardi. L'ultima data prima di Alghero è stata il Museo di San Michele al Castello a Cagliari. Insomma, soddisfatti di tutti i risultati ottenuti, alcuni addirittura eclatanti, come a Carbonia, dove abbiamo raggiunto 20.000 persone in bigliettazione. Insomma, questo ci inorgoglisce e ci fa sperare bene per il proseguo. Proseguo che, ricordiamo adesso le date, sarà ad Alghero. Sì, questa oggi inauguriamo ad Alghero,
e sarà l'ultima data in Sardegna e chiuderà il progetto in Sardegna, perché poi saremo in Spagna, in Germania e alcune date in giro per l'Italia. Mostra visitabile fino al? Mostra visitabile sino al 26 novembre per il momento. E la mattina le scuole con le visite guidate, la sera, diciamo il pomeriggio sino alle 19.30, aperto al pubblico gratuitamente. Parliamo un secondo degli artisti, diciamo quantomeno i nomi. Allora, per la data di Alghero abbiamo voluto dedicare un omaggio a Sergio Bulgeri, che è uno degli 8 artisti facente parte del progetto, e credo che sia veramente doveroso dedicargli questo omaggio con grande piacere sia da parte mia che da parte di tutti gli altri artisti componenti del progetto. Poi c'è Sergio Cannu di Cabras, Stefano Cherchi di Iglesias, Efisio Niolu che è di Alghero, Paolo Piria che è di Alghero, Davide Pilia che è di Iglesias, Pili di Nuraki, l'artista del pane Carasau, e poi infine anche noi abbiamo la quota rosa, Maria Grazia Tuveri. Quindi non ci resta altro da fare che invitare quanti vogliono a venire qui nelle sale del Qualtè a vedere una mostra di Sergio Bulgeri. Vi faremo vedere alcuni dei quadri veramente interessanti. Tra i protagonisti di Sardegna Contemporanea c'è anche Efisio Niolu, una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione, perché è un progetto nato ad Alghero e va a concludersi qui ad Alghero, quindi è una bella soddisfazione riunire qui in un unico spazio tutti i protagonisti di questa iniziativa. Quando ti hanno chiesto di partecipare a questo tipo di avventura, cosa hai pensato? Ho pensato di scommettere, perché si tratta di una vera e propria scommessa. Il piano strategico presentatomi all'epoca, 4 anni fa, da Giovanni Corbia, era effettivamente un piano molto ambizioso, quasi irrealizzabile per il mercato artistico isolano, però passo dopo passo, mostra dopo mostra, la macchina si è corazzata sempre di più, ci siamo strutturati, abbiamo svolto diverse iniziative in punti dove l'arte solitamente non è mai passata. Abbiamo quasi volutamente evitato di presentare il nostro lavoro nelle città capoluogo, nelle città capoprovincia, dove effettivamente le mostre si svolgono in maniera molto più frequente. Abbiamo invece preferito scovare spazi museali interessanti che esistono qui in Sardegna, e diciamo che la strategia è stata una strategia vincente. Avete toccato luoghi come Villanova Forru e Carbonia. Proprio a Carbonia avete fatto un exploit con oltre 20.000 persone che sono venute a vedere le vostre opere. Sì, sono 20.000 persone paganti, perché comunque in quelle mostre si pagava il biglietto, quindi sono documentate. E si sa, quando il pubblico è disposto a pagare il biglietto d'ingresso, evidentemente dimostra un interesse per ciò che si propone. E come dicevo poco fa, chiudiamo qui ad Alghero. Qui ad Alghero sarà possibile vedere in un colpo solo, in un'unica mostra, tutti i protagonisti che hanno aderito, hanno contribuito, hanno partecipato alla nascita e alla crescita di Sardegna Contemporanea. Maria Grazia Tuveri, unica donna della truppa di Sardegna Contemporanea. Cosa hai pensato quando Giovanni Corbia è venuto a chiederti di partecipare a questa avventura? Allora, quando Giovanni si è presentato nel mio atelier chiedendomi di partecipare a questa grande avventura, io stavo passando un periodo molto particolare della mia vita, per cui mi sono spaventata all'inizio, perché ho detto, oddio, non è il momento, perché si trattava di seguire comunque dei grandi obiettivi e metterci un grande impegno nella pittura, e sappiamo che la vita degli artisti in Sardegna non è così rosea, ecco. Però ho accettato la sfida, e anche perché finalmente mi è stato chiesto di dipingere anche opere molto grandi, e per cui, siccome io vengo da
un'arte che è più proiettata sulle installazioni, arte concettuale, per cui ho detto, ma sì, accettiamo la sfida e vediamo come va. E poi è stata una bellissima avventura, comunque ho conosciuto i miei colleghi, siamo una squadra e una famiglia molto bella. E questo mi ha dato il fatto di stare con Sardegna Contemporanea, mi ha dato la possibilità di non perdere i miei obiettivi nella pittura, nell'arte come pittura, e quindi di continuare a lavorare anche se magari stavo passando dei momenti non molto semplici, e questo è stato molto buono. Chi viene a vedere questa mostra è che tue opere si trova davanti. Chi viene a vedere questa mostra si trova delle opere, questa di oggi, si trova davanti a una stanza, tutta bianca, tutta scritta in braille, che diciamo restituisce dei feedback molto, molto singolari a ogni spettatore, perché appunto è una stanza con tante sfere bianche, grandi, piccole, dove si entra scalzi e dove si percepisce a tutto tondo varie sensazioni. Si entra a piedi scalzi e l'ambiente è multisensoriale, per cui lo spettatore avrà comunque percezione intimistica dove ascolta dei suoni che sono. Ci sono anche passi dalla Divina Commedia, dall'inferno al paradiso, e intanto, avvolto da questo bianco azzurrino, può toccare e sperimentare cosa sente il suo corpo e cosa vede dentro di sé, perché è come se fosse un tuffo nell'interiorità di ognuno di noi. Infatti, ognuno vede cose completamente diverse, ha percezioni completamente diverse, e questo è molto interessante. Questo è molto importante, non l'artista che imbocca allo spettatore quello che deve pensare, ma l'artista che dà la possibilità allo spettatore di sentire se stesso. Sì, assolutamente sì. Io imbocco secondo quello che è il mio sentire e il mio esprimermi, con quello che è il mio segno, il mio gesto pittorico, che poi è la scrittura braille prima di tutto. E poi chiaramente c'è il feedback che ti restituisce lo spettatore, che arricchisce quest'opera di tanti significati, e che riguardano poi le esperienze di vita di ognuno di noi, per cui quest'opera diventa. Si espande sempre di più nello spazio, e questa è una cosa molto bella.